Bentornati su Risk of Rain. Nella partita di oggi faremo qualcosa di particolare, perché utilizzeremo un artefatto che vi farò vedere come funziona il gioco e un nuovo personaggio, ossia il bandito. Poi vedremo di sbloccare qualcos'altro. Prima di giocare iniziamo a Ground Zero. Comunque gli artefatti, come vi ho mi pare accennato, funzionano diversamente dai giochi normali, attivano nuove modalità e adesso vi mostrerò qual è la modalità dell'artefatto. Comunque il bandito come funziona? Ha questa tecnica che lo lascia correre veloce e poi in poche parole è il DPS, perché fa molti danni. Vedete, ha il colpo pesante che, se riesce a buttare giù l'avversario, vi ricarica il cooldown di tutte le skill, perciò è abbastanza utile. E poi lancia una bomba e fa l'attacco normale, è abbastanza classico. Comunque, come funziona questo artefatto? Puoi scegliere gli strumenti che prendi. E diciamo una cosa bella, una cosa molto bella. Noi intanto prendiamo questo, dai. Perché vi permette di personalizzare il personaggio come una run normale non succede. Ed è questo il bello di questo gioco, con questo artefatto. Vi personalizzate tutto, in poche parole. Diventa il vostro personaggio, ve lo potete ricreare ogni volta, potete variarlo ogni volta. Non è tutto casuale. Comunque vi faccio vedere come funziona questo strumento. Spara palle di fuoco, fa molti danni. E andiamo qui sopra, cerchiamo di trovare un altro bonus, perché adesso abbiamo trovato un oggetto da utilizzare, però vorrei farvi vedere come si prendono i bonus. I bonus che prendo io di solito all'inizio partita, che sono bonus antinoia, e lì sopra dovrebbe esserci un artefatto. Mi pare uno che ho già preso, non vorrei sbagliare. In ogni caso poi ci andremo se troveremo un bonus adatto, cioè il doppio salto, per arrivarci. Comunque... oh, qua ci sono delle piccole casse, le gradisco. E gradisco anche questo personaggio quando ha molti bonus di velocità, perché ha già la velocità alta di suo, diciamo, perché ha il bonus per la velocità alta. E contro nemici singoli se la cava egregiamente, perché il suo colpo li rimanda indietro, il colpo semplice. Ed è quindi molto utile. Adesso vedremo cosa succederà quando arriveranno i nemici potenti, perché i nemici potenti sono sempre il problema, non quelli piccoli. Siamo bloccati qua? Dobbiamo andare dall'altra parte per forza? Peccato. Peccato, dovevamo fare il giro e non ce ne siamo resi conto, abbiamo fatto più strada di quella necessaria. Peccato, non voglio tagliare subito all'inizio. Là sotto c'è qualcosa di interessante. E qui c'è gente che vuole prendersi danno d'aria. Ecco, vedete? Uccidi un nemico, ti ricarica il cooldown. Uccidi un nemico, ti ricarica il cooldown. Ok, distrutti tutti quanti. Quanti ce ne sono. Prendetevi questo, tutti quanti. Ecco qua. Adesso prendiamo qualcosa, un bonus verde. Cosa possiamo prendere dal bonus verde? Il doppio salto. Io inizio di solito sempre prendendo bonus, un altro oggetto utilizzabile. Quale prendiamo? Prendo qualcuno che non so cosa fa, quindi lo proviamo. Resets all cooldown, abbastanza scarso diciamo. Abbastanza scarso, preferisco l'altro che fa danno. Quindi prendiamolo, ok. Ok, e abbiamo un'altra cassa da aprire se riusciamo a battere un nemico, eccolo là. E ce n'è un altro che non ci lasciamo avvicinare, perché noi approfittiamo quando sono da soli, facciamo bullismo. E qui possiamo prendere un'altra piuma per saltare. Quindi adesso abbiamo il triplo salto. Avete visto perché mi piace tanto questa modalità? Perché per avere mobilità non devi aspettare secoli per avere un bonus scarso. Ne puoi prendere quanti ne vuoi, anche se devi saperli equilibrare. Infatti adesso dovrò scegliere qualcos'altro. Vabbè, e qua ci sono ancora... le scelte di oggetti. Ci sono le tre scelte. Sono dei punti in cui hai tre scelte. Puoi prendere tre diversi oggetti. E appunto adesso noi vedremo di prenderne uno, dato che comunque vale la pena prenderli. Non so se sono influenzati questi. Prendiamo questo. Ok. Questo cosa faceva? Quello che crea l'ombra. Il mio preferito, insomma. Sono arrivato ad amarlo questo qui, perché soprattutto quando avete molto attacco. Ecco, vedete quanti danni fa. E qui sotto cosa possiamo prendere? Questa. Questa è utile, aumenta gli HP dell'8%, quindi vale la pena prenderla. E adesso facciamo un po' di piazza pulita prima di attivare il portale, così ci prendiamo un altro bonus. L'altro bonus che può sempre essere utile. Una cosa che mi manca dell'altro personaggio, ossia del comando, è il colpo che supera tutti quanti e colpisce alla fine. C'è un bonus che dà un effetto simile ogni 4 colpi, ma devo ammettere che non mi ricordo come si chiama il bonus e di conseguenza non posso mostrarvelo. Cioè non mi ricordo l'icona, come si chiama, mi pare di ricordarlo. Allora, là sotto c'è un posto raggiungibile, ok. E prendiamo un altro strumento, che è uno strumento verde. Adesso smettiamo di prendere questo, prendiamo... questo qua cosa faceva? Era uno scudo, mi pare. No.
ha poca vita, lascia una trappola di veleno. Vabbè, non prendiamo tutti i bonus migliori, sennò poi che divertimento c'è. Vediamo il boss adesso che apparirà. Fellò, il colosso. Ok, uno dei boss più scarsi. Per fortuna, perché se fosse apparso qualcos'altro. Vabbè, qua devo dare adito ai miei doppi salti. Quelle cose verdi quanto sono potenti, sono un po' troppo potenti. Ok, ok, vediamo di buttarlo giù di DPS, dato che abbiamo DPS. Sì, DPS, il damage per second, abbiamo molto attacco in poche parole, con l'ombra, dato che raddoppia danni in poche parole, l'ombra. È questo che la rende tanto sgrava. Non devi neanche preoccuparti. Eccolo qua. Altro bonus, prendiamo a questo punto. Prendiamo questo seme che ci dà 2 di vita ogni volta che facciamo danno all'avversario. E a questo punto possiamo andare qui. C'è questa cosa, non mi ricordo come si chiamava, però ha un effetto in Fire Shield. Interessante, perché diminuisce i danni in poche parole. Ok, adesso devono ancora finire i secondi, quindi dovremmo cavarcela contro questi qui. Ma il bandito ha la possibilità di diventare invisibile, quindi se va dall'altra parte dello schermo, chi si è visto si è visto. Ecco qua, chi si è visto si è visto. Però intanto stanno spawnando ancora gente, ed è questa cosa non la gradisco. Non la gradisco, per fortuna abbiamo il triplo salto. Il triplo salto lo prendo sempre con questo personaggio perché aumenta la bassa mobilità del personaggio. Perché non ha la rotolata, quindi di solito dura un po' di meno dell'altro. E per questo provo a dargli bonus per equilibrare l'altro. Perché io ho iniziato col comando, il mio personaggio preferito è quello con cui sono abituato di più a giocare. E quindi imitiamo un po' l'agilità, anche se la rotolata non si imita. Ok, 4 nemici rimasti e abbiamo uno sfracello di soldi. Ok, possiamo utilizzare il bonus. E adesso con l'ombra non penso facciate molto. Ok, sono tutti qua, però possiamo anche andare a cercare qualche bonus. E io andrei a cercare qualche bonus, anche se è tempo di andare al teletrasporto, vado a cercarlo. Ah, è vero, c'era questo shrine, tempietto. Ci dai qualcosa? No, dacci qualcosa? Sì. Cosa prendiamo? Questo aumenta la velocità fuori dalla lotta. Però per adesso preferisco mettermi in pari. Prendiamo questo che può far saltare in aria i nemici dopo esserli uccisi. Prendiamo un po' di potenziale offensivo, che ci sarà utile contro le masse questo. Butti giù uno, esplode. E vediamo se c'è qualche altro bonus. Ok, sono andato dove avevo detto, ma vi faccio vedere la strada di ritorno. Ho preso un artefatto, Artifact of Honor. Però a quanto ho capito gli artefatti sono locati, cioè stanno in determinati punti della mappa e non variano. Quindi questo l'avevo già preso, non penso attivi niente. Per adesso ho 3 artefatti, uno negativo e gli altri 2 con effetti strani, tra cui questo, che ti permette di fare un po' quel che ti pare. E diciamo che adesso dovrei avere accesso, no, a nulla. Comunque, come ci sono arrivato? Semplicemente, avete visto qua che saltavo, ho detto, là ci si arriva con i doppi salti. Adesso abbiamo il triplo salto, quindi ci siamo potuti arrivare senza problemi. Ullala, cosa vedo nei miei occhi? Un'altra cassa, che ci dà un bonus bianco. Prendiamo sempre questo per adesso. Perché? Perché Paul's Goat Hoof aumenta la velocità di corsa. Abbiamo trovato il ben di Dio. E comunque io aumento sempre molto la velocità di corsa, ne prendo almeno 5 all'inizio, perché è molto utile. Prendiamo un altro seme, magari ne facciamo 2, così recuperiamo 3 di vita ogni volta che colpiamo un nemico, ed è molto utile. È molto più utile sull'altro personaggio, perché l'altro punta su fare molti colpi. Ecco, già si vede la velocità più alta di corsa. Prendiamo di nuovo questo e poi pensiamo ad altri bonus. Attiviamo questo, un oggetto utilizzabile, ma non so davvero cosa prendere. Prendiamo questo giusto per provarlo. Cosa succede? Non ho soldi. Non ho soldi e non posso prendere questo. Ok. Grant massive life on hit. No dai, ce l'abbiamo già le nostre cose per la vita. Non mi pare il caso di prendere anche questo. E comunque, con i 24 monetine rimaste, anzi no, 31. Proviamo ad attivare questo, ci dà qualcosa? No. E quindi ci vediamo al teletrasporto. Ullala, mi ero dimenticato questa cosa, non so come ho fatto. Prendiamo altra velocità e vedete quanto inizia a correre veloce con 4 di questi? Non c'è paragone con come si muoveva prima. Mi pare sia un bonus del 20% iniziale e poi 10% a scalare. Comunque andiamo nel prossimo livello. Il che vorrebbe dire che abbiamo un bonus del 50% minimo. Non so se è un po' di più. E quanto mi dà fastidio il fatto che si perdano soldi passando all'altro livello. Ma vabbè, altrimenti se ne avrebbero un po' troppi onestamente. Adesso cerchiamo di... Eccoli là. Prendiamo l'ombra perché li voglio buttare giù il prima possibile.
Per fortuna abbiamo il knockback che ci permette di gestire bene i singoli, perché altrimenti questi qua sono forti. E godiamoceli prima che inizino ad arrivarne a bizzeffe. E abbiamo già i primi soldini. Abbiamo già il primo golem. I golem che sono facilini da affrontare, onestamente, perché sono lenti. Vieni qua, ok. Abbiamo già 85. Un drone, lo voglio attivare il drone. Mi piacciono un sacco i droni. Mi piacciono un sacco proprio. E avremo bisogno anche di qualche bonus offensivo. A parte quello detonato on hit che non abbiamo ancora visto, purtroppo. Ok, ok. Buttato giù qualcuno, nessuno è esploso purtroppo. Mi fa strano. Mi fa strano essere triste perché roba non è esplosa. Però sono nemici. Ullala! Eccolo là, uno è esploso. Avete visto? Sono tutti saltati in aria. Tutti saltati in aria e iniziano ad esserci un po' troppi nemici per i miei gusti. Quindi direi di muoverci velocemente. E il drone costa 300. Adesso sapete cosa facciamo? Sapete cosa facciamo? Colpiamoli così. Poi attacchi. Perché abbiamo il salto, approfittiamolo. Approfittiamone. Approfittiamone così. Salti. Salti. E colpisci l'imp che ti sta davanti. Inizia a farci molti danni. Avvelenato. Questo è quando abbiamo poca vita e lasciamo la trappola di veleno. Il bonus che avevamo preso prima, quello che non conoscevo, ricordate? E invece ci è stato molto utile. Comunque dopo questa piccola parte di concentrazione prendiamo questo drone. Che tipo di drone è? Ok, un drone lanciamissili dovrebbe essere questo, se non sbaglio. I droni sono il vostro migliore amico in questo gioco, perché vi permettono di fare molti più danni. Sono il bonus dei danni. Mentre... ecco, qua avevo ragione, lanciamissili. Mentre altri bonus servono per rendere il vostro personaggio più mobile, eccolo là, la trappola del veleno. Ci sono i droni che servono per rendervi potenti, in poche parole. Ecco qua, cosa volete fare, bros? Cosa volete fare con tutta l'agilità che mi ritrovo su questo personaggio? Raffreddore. Raffreddore che mi impedisce di essere agile come vorrei. Ok. Ok, eccoli là, esploso. E questo non viene knockabato. Sì, knockabato. Mandato indietro dai colpi, quindi potrebbe essere un fastidio. E saltati tutti in aria. Benissimo, avevo anche abbastanza soldi, 352. 352 che ci permettono di trovare bonus. Di comprare bonus se li troviamo, principalmente. Scusate, tosse perenne. Ci avete fatto l'abitudine ormai. Comunque, là sopra c'è uno di quelli dubbi. Voglio provare a prenderlo. E facciamo due tentativi al massimo. Ok. Tentativo che viene soddisfatto da Ron Got Huff. Arriviamo a 8 e poi cambiamo, perché iniziamo a prendere bonus un po' più utili al gameplay, diciamo, e non alla mia pigrizia di muovermi. Perché sì, c'è poca velocità, a me non piacciono i giochi con poca velocità iniziale. Penso che questo gioco sia fatto per essere giocato proprio con questo artefatto, altrimenti io non me lo godo personalmente. Farò sì qualche run per sfida, diciamo, giusto perché ci siete voi, altrimenti nelle mie run a parte lo utilizzo sempre, perché mi piace. Avvelenati! Birbantelli, birbantelli. Questo drone sta facendo la sua sporca figura e lì c'è una cassa da aprire. Che ci dà un bonus verde. Ok, bonus verde, prendiamo la chitarra. Iniziamo a prendere bonus offensivi. Ha un 20% di possibilità di fare danni da fulmine. I danni da fulmine sono il fulmine che si propaga intorno. Ho detto giusto il microfono. E fa danni a tutti quelli intorno. Quindi è utile in un personaggio così che, diciamo, non ha tutto quel vantaggio sulla massa. Più vantaggi sul singolo, diciamo. E abbiamo trovato il teletrasporto. Abbiamo anche sprecato il nostro bonus, onestamente. Però dobbiamo levare quella fiamma verde, perché le fiamme verdi sono pericolose. Sono pericolose. Eccola, spara e attiviamo. Attiviamo. Ancient Wisp. Due. Non è una bella cosa questa. Non è una bella cosa. Dovremmo scappare un poco. E trovare qualche bonus, magari. Aia. Qui mi mancano i colpi perforanti del comando. Mi mancano tanto. Beh, tagliamo un poco mentre scappo. Qui cosa troviamo?
altra velocità, però... Sì, alla fine non abbiamo tagliato, lo so cosa state per dire. Altra velocità, siamo a 7 e adesso ci converrebbe davvero iniziare a pensare a bonus offensivi. Ci converrebbe davvero. Riusciamo a trovarne qualcuno qui in giro? Oh, mi pare abbiamo già preso tutto. E correndo in giro per la mappa è una cosa che non dovreste fare. Semplicemente perché correndo in giro per la mappa fate spawnare più roba. Molta più roba. Molta più roba. E sì, si potrebbe dire che sto anche un po' farmando. Si potrebbe dire che sto anche un po' farnavando. Anche se non ha senso, se non per l'esperienza. Vabbè, stiamo qui, aspettiamo la fine dei 90 secondi. Ok, 90 secondi finiti. 52 nemici rimanenti. E quanta gente c'è qua. Devo proprio dare il meglio di me. Ah, quanto sta essendo utile in questo momento il bonus del... come si chiama? Della vita. Tre vita a colpo. Semplicemente perché se sono rimasto in quella vischia e sono sopravvissuto è semplicemente perché recuperavo vita facendo danni. Tu muori, ok. Tu muori. Morite, eccoli là. Però abbiamo tanti soldi ma non li potremo spendere perché abbiamo finito il bonus sulla mappa. Ok. Voi non mi piacete per niente. E non mi piace neanche per niente morire come uno stupido perché non mi rendo conto che ho pochissima vita. Pochissima vita e non ho ancora preso il bonus della vita rapida fuori dal combattimento. È una cosa che mi dispiace, una cosa che mi dispiace molto. Ok, e un altro po' di vita. Ci mettiamo qua, pronti e spariamo grazie al bonus dell'invisibilità. E spara razzi questo contro tutti? Cosa fare adesso? Tra l'altro sì, la velocità mi piace, mi piace tanto. È un problema quando c'è troppa gente. Quando c'è troppa gente? 28 nemici rimasti. Tutti i nemici rimasti e ci sono due boss. E la cosa che mi piace è che dai boss potrò scegliere un bonus a testa. E ci sono i bonus dei boss che sono molto forti. E vale la pena batterne due quando... Soprattutto quando puoi sceglierti quello che ti danno. Eccoli là. Ci hanno raggiunti. E dov'è l'altro? L'altro sarà probabilmente dall'altro lato della mappa. E... faccio i più danni possibili prima di... Avvelenato. I più danni possibili anche sacrificando mia vita. Anche se questo ha un solo attacco. Eccolo là. Ancient Wisp. E rivela il suo asso nella manica. Ossia, quando lo ammazzi, ti butta tre schifi verdi. Prendete sta bomba. È caduto uno. No, tre schifi verdi. Due schifi verdi. Scusate, errore mio. Muoviamoci veloci. Abbiamo trovato un passaggio segreto. Aia, e siamo caduti sotto. E vabbè, torniamo di nuovo nel passaggio segreto. A questo punto non facciamo doppi salti perché altrimenti sbagliamo. E qui dovrebbe esserci un artefatto. Aia, c'è l'artefatto infatti là dietro. Però vorrei raggiungerlo magari, questo artefatto. Se avessi tipo 10 piume me lo farei tutto di un salto. Ok. Preso l'artefatto. Artifact of Spite, che probabilmente vedremo nel prossimo episodio. Semplicemente perché adesso non mi va di... cioè dovrei uscire per vederlo. Ok, morti di veleno. Morti di veleno, poi uno è saltato in aria, quindi... piacere. Prendetevi questo. E non mi uccidete. Devo prendere quel bonus verde, voglio quel bonus verde. Vivo. Per prendere quel bonus verde, vabbè. Utilizziamo il nostro asso nella manica. Prendetevi questo. Non ci possono raggiungere perché c'è il fossato. E prendiamo un altro culela, che aumenta la possibilità che avvenga il danno elettrico, mi pare. Non penso aumenti la potenza. Vabbè, non lo so, non sono molto esperto ancora di questo gioco. Cioè, me lo gioco però. Gli effetti sono talmente tanti, gli oggetti. E talmente tanto divisi. Ok, il momento di fare danni ignoranti. Danni ignoranti a tutti, però tranne alla Wisp. Eccola là, adesso inizierà a correrci incontro. Eccola. Però per fortuna noi abbiamo l'ombra e possiamo permetterci qualche danno. Dove sono? Cucù. Ed è sparita l'ombra. Sparita l'ombra. È sparito il nostro bonus. Aia. Ok, evitato. Evitato. Questo basta muovervi di poco per evitarlo. Infatti. E c'è un bonus bianco. Andiamo qua dove non ci possono raggiungere. E proviamo a snipparli, anche se è una questione di velocità, perché loro hanno attacchi a distanza. Anch'io da che a distanza, però loro fanno leggermente più male di me.
E ci sono 20 nemici rimasti. Vorrei sapere dove sono questi nemici. Dove sono questi 20? Io ne vedo pochi. Colpiamoli. Abbiamo ucciso qualcuno con l'ultimo colpo. Per fortuna. Per fortuna. E tanti soldi per noi. Prendiamo da qua dentro. Questo. Questo. Che ci cura velocemente fuori dal combattimento. Ed è una cosa di cui dobbiamo prendere almeno un paio. Perché vedete, fuori dal combattimento aumenta molto la velocità di cura. Ed è molto gradevole come bonus. Vabbè, adesso puliamo la zona. Pulizia completa. E possiamo andare al teletrasporto adesso. Ci andiamo veloci come il lampo che ci permette di farlo. Ossia i sette piedi. Adesso ci vediamo. Andiamo al prossimo livello. Prendiamo tutti i soldini. E saliamo anche di livello. Interessante.